Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo un crumble di mele e mirtilli. Gli ingredienti e le dosi che ci serviranno li troverete sotto il video. Nella farina setacciata versiamo lo zucchero, un pizzico di sale e il lievito per i dolci. Amalgamiamo un po' il tutto e dopo mettiamo il burro e la margarina fredde dal frigorifero e li cominciamo a lavorare con la forchetta. Quando abbiamo ottenuto un composto granuloso, aggiungiamo il tuorlo e l'acqua. Amalgamiamo bene il tutto per ottenere delle briciole. E il nostro composto è pronto, lo lasciamo da parte. Adesso dobbiamo preparare la farcitura. Come prima cosa dobbiamo sbucciare la mela e la dobbiamo tagliare a cubetti piccoli. In una terrina versiamo la frutta, le mele e i mirtilli, lavati prima e asciugati con la carta assorbente. Versiamo il succo di limone, la cannella, lo zucchero, mescoliamo un po' il tutto. E aggiungiamo alla fine un po' di farina. Quando i due composti sono pronti, prendiamo le briciole ottenute e versiamo metà su una pirofila. Cospargiamo bene su tutta la superficie . Livelliamo un po' con il dorso di un cucchiaio . Adesso versiamo sopra il composto di frutta, di mirtilli e mele. Livelliamo bene anche questo. Di sopra cospargiamo le briciole rimaste.
E adesso dobbiamo infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. E questo è il nostro dolce pronto. Ve lo consiglio perché è squisito ed è facile da fare. Se vi è piaciuto il video, vi invito ad iscrivervi sul nostro canale. Grazie e alla prossima video ricetta!